il mondo stella adesso. Ma devi prendere col punto di domanda. Brava. No, il fiore mi sa che ti uccide, no? Sì, ti uccide, probabilmente vai sotto acidi. Au! Stella del ca... No, però è stato bello. Però è stato bello da vedere. Bimbo bambo, formi, bimbo ciccio, forte, ciccio merda, cacchio. Che sei poco nella shit. Zitto, che troverò una soluzione. Secondo me devi fare il saltone e ti appare sotto i tuoi piedi la... Secondo me mi ammazza! Ti ha trollato. Non vedo come si possa fare una roba del genere. O che il fiore ti fa volare. Comunque mi sono calmato dall'urlo di prima. Bravone. No, non è il fiore. Questo lo voglio riprendere perché merita. Ok, sono contento adesso. Oppa! Ah, ecco dov'era. Abbiamo trovato. L'ho trovato. Cioè, assolutamente da pro... Bru bru brau! A sto punto non se ne fregava più niente. Tu con la tua stupida risata beffarda. Oh, non si è fatto giù il buco. E poi si buggano queste cose. Attraverso il cubo, ma pre... No, ma tipo... Basta, io lascio carezzo il cane. Che poi il buco si fa giù solo se tocchi per terra in quel momento. Oh, non mi prende. Ecco, devi toccargli dentro senza cadere, però. Tipo bonk. Ecco. Yay. Tipo bonk. 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 Vabbè, tranquo. Shitto. Tranquo. Tranquo, sono tranquo. Tranqui, il Pokémon di tipo volante. Sì, detto Pichorn. Ozzo! Oddio, ti ha trollato. Che quante morte sei? Non lo so. Ancora una. Ok. Detto Pichorn. You can do this shit, bro. Non è vera, non passa. Allora no. È una cosa stupenda sto gioco. Mi piace tantissimo. Lo dell'ho dall'ipno rospo. Fuckman. Esiste il gioco. Ma perché continui a schiacciare quel pulsante che fa arrivare le stelline? Perché mi diverto. Ok, tocca a me. Cioè, esiste. Oh! Attento, che non c'ha lo schienale. Vanity è svenuto in diretta. No, ma esiste un gioco dell'ipno rospo? Non lo so. Dobbiamo cercarlo. Io voglio provare. Ah, ecco, okay, muori. No, pensavo facesse un'animazione stupida tipo il fungo che ti mette sotto steroide. No, o che prendi fuoco te col fiore. No, perché io sono sullo sgabello, dato che non volevo. Che cazzo hai fatto? Sono sullo sgabello. E allora mi sono detto che c'era lo schienale. Mi stavo stirando perché mi fa un po' male la schiena di stare giù piegato. Cioè, ma voi volete uccidermi, secondo me? Cioè, mi odiate così tanto. Cosa vi ho fatto? Aspetta, perché adesso non si può più raggiungere? Ma tu hai un complesso di persecuzione. Io? No, tu mi vuoi uccidere. Lo so che mi vuoi uccidere. No, una volta va schiacciato il tasto Lea. Perché sennò non sa. Se no non vedi si... che serve il pulsante stupido lì verde, cosa stupido. Io non morirò, non lo so, forse un po'. Poi boh, t'hanno preso. Sì. Interessante. Interessante. Ti hanno preso, interessante. Oh sì, sì, sei morto, ti ha sparato, interessante. Hai altro signor Gianelli? Ah già, è vero, me l'avevi detto. No, non ci credo ai Pokémon 3, ti stimo troppo. Pimp, pimp, è l'unico DVD dei Pokémon che ho preso. Io ho tipo un botto di carte. Visto che adesso si è abbassato sto scittone. Serve. Vengono shit bricks. Lo scittone. Non saltare su quello. Bravo. Neanche su questo. No. Non era una trappola. Cioè era una trappola doppiamente. Nel senso che è troppo. È troppo per elaborare quei neuroni. Perché hai Prince Blue Blood nella tua camera? Dove? È è somigliante. Oh mio Dio, è lui! No, è meno grasso. È vero, è tipo lui dopo che ha fatto la sua dieta dimagrante. È lui dopo la dieta dimagrante. Oddio, ma cosa è Prince Blue Blood? Cioè, guarda, lo sembra... Vabbè, è per i fan. Arca! Come puoi tenere un tal scempio? Cioè, io Blue Blood non lo sopporto. No, beh, chi lo sopporta? Oddio. È un po' gay, mi hanno detto. Oh, leggermente. Aio, aie! Sul web lo ritraggono che vuole, tipo... farsi luna o conquistare il mondo. Tipo. Ah, pensavo farsi Big Macintosh. Del tipo. Oddio, no! No, ci vuoi far venire gli incubi? Perché è un tipo di personaggio. You want to make us don't sleep? Ma perché? Vi siete persi l'animazione da Rage da robot. Rage da robot, lo siete persi. Ma ti presente il ballo robot? Quello tipo anni 80. Neanche Bender. Cioè. Quello tipo. Quello tipo anni 80, sono fatto in Rage. Oddio, no, però mi sento un peso. Non dovrei più commentare con voi. Cioè, mi sento come se stessi.
Mi sento come se stessi rovinando la parte. No, non la stai rovinando. Sì, invece. Più di così. Fiatemi, dovete invitare il Cisco. No, no, non mi fido di quelle cose, fai il giro, ecco. Lo sapevo! Esplodono al contatto. No, tento il ciccione. Esplodono. Faceva sopra. È ovvio. Cioè, proprio. I am gonna die. Oh, salve. No. Oh, oh, salve. Oh, salve. Oddio, chi è quell'omino? Il quadrato. È quel... Oddio, è bruttissimo. È quello che ti lancia sti becca. Aspetta, faccio l'ultimo. Ok. Vediamo quanto resisti, bro. Quell'omino lì, se ti becca, tipo ti spara via. Quindi, se ti fai prendere, non muori. Sì, se non ti butta giù nel buco. No, non ti butto giù nel buco. Tipo, fatti prendere, tipo, ti butta via. Oddio, hanno i jetpack. Sotto la pancia. Stronzo. Trollato. Ok, tocca a me. Sì, è un mindfuck. Quello salta, bastardo. Oh, salta. Che cazzo. Salta quando salti te. Vaffanculo. Trollato. Ah, fottiti. Fottiti. Come godo. Dunque andiamo un po'. Cade qualcosa. Bimbo bambo. Adesso non più. Prendi checkpoint. Yes. Ah. Cosa? Quello sì, è tipo rotto e no. Chi è quello? È Doraemon. No, che cazzo dico. Sembra Nobita. È Superman del cazzo. È Superman del cazzo. È Nobita Doraemon. È una fusione fra Doraemon e Nobita. Allora, prova a non rompere quel robo, che secondo me dopo diventa un trampolino su funzionante, no? Oh! Hai premuto freccia in su? No. Se non la premi rimbalzi. Che shit. Cosa dovrei fare allora, eh? Prima premere questa merda. Ah, devi usare quel coso. Ui! Devi usare quel coso che spacchi, no? Come devo usare quel coso? Devi salirci sopra e usarlo come un blocco normale. Ma che shit. Ecco, me l'hai rotto. Oh, basta. Mollo tutto, vado sul trampolino. Vado sulla luna, basta. Basta, vado anch'io lì, 1000 anni, non so che siano. Ci faccio la compagnia. Dunque. Punto. Yoho! Tu tanto sai quando sopra. Oh! La tartaruga militare. Tartaruga ninja. Capovolta, tipo, non si capisce come cazzo è fatta. Com'è? Dopo, fai un attimo. Bimbo ciccio, formini, forti. Oh. Cosa dovrebbe essere? Basta, vado io. E tipo perdi 20 vite. Ho avuto un infarto, scusatemi. Vabbè, tanto non è. Poi un infarto. Scusatemi, ho vomitato un po' di sangue, ma niente di che. Superman! Che faccia da cazzo che gioca Superman? Mi avrebbe voglia di ucciderlo. Mi sono appena ripreso la mia mascella, deciso. Che cazzo. Ma secondo me devi andare sotto. Devi sfruttare. E Superman, devi rimbalzargli sopra dicendogli bubu. Ma. È in su nulla, ma non precipita. Mi vedo cosa fa Superman. Superman! Supegna! Perché l'ho detto? Cioè, siamo i carreo. Ma Wizzy, papà. Ma io sarò il Re Leone. Cos'è che hai detto? Sì, babà. Sì, Ali babà. Oh, Al! Che bravo essere che sei. Scappa, fuggi, no. No, ma semplicemente come si potrebbe schivare quella pietra? Devi rimbalzare sul coso Super Mario lì e andare sulla Super piattaforma. Super Mario. No, Super Mario, andare sulla piattaforma sotto. Che cosa ninja? Salve! Fai ninja, precipitati di sopra. Ma che gnagna. Sopra. La moliamo qua, non so più, non riusciamo a superare questa roba. Aspetta, ma va Vaniz, se non riesce Vaniz, ci arrendiamo. Vabbè, aspettate, devo appoggiare la mia scatola di droga. No, fammi stare qua. Si metta sulla sedia comoda. Oddio, la sedia comoda, è una cosa, oddio, allo schienale. Oddio, ma perché è caldissimo sto robo? Perché c'è stato seduto su lui a sudare. Ok, come at me, no, che cazzo ho fatto? Ok, adesso mi sto incazzando. È venuto da te, diciamo. Adesso mi sto incazzando perché sto gioco qua, sto livello qua non c'era quando ho fatto Get Mario io. C'erano 3 fottuti livelli. Quindi adesso tu salti. Ecco, hai sprecato Superman. Quindi si vado qua. Ah no, devo cercare di saltare lì sopra. Ok, adesso so come fare, non giuro bestemmia, sarà un po' adesso. No. Sono già incazzato dopo 2 morti. Casomai ti censuriamo. No, vabbè, non sono così messo male. Di solito rage. Che cazzo? Che precisione! Oh, dovreste tipo pagarmi. Ma perché? Ma perché? Non ha neanche cambiato espressione, morendo. Rimasto lì così, sei guardato. No, adesso è una sfida aperta.
Ok, ok, tu sto. La sfida suprema tra il Vaniz e sei morto. Il gioco. Ah. Ha vinto il gioco. Ok, ok. Respiriamo, continuo fino a 10. Perché mi sto incazzando? Allora, se faccio così. Ah, se faccio così sopra. Ah. Ma perché? Ho tenuto premuto su, freccia. Ok. Adesso. Fottuto catto catto. Fottuto gatto bastardo. Io conosco te. E tu conosci morte. Basta. Basta. E basta. Tu conosci basta. Bello che non reggiavi. 5 allora. Morti hai fatto. Noi ne abbiamo fatte tipo 30 a testa. E non abbiamo reggiato così tanto. Attento. Ed è una cosa che, di quella lì del guscio. Credetemi che fa paura. Che potrebbe succedere in un mare normale. Ma perché l'ho fatto? Ok, adesso mi devo calmare. Che stoltaggine. Che stoltaggine. No, stoltaggine. Ah, pensavo che diventava Gogo. No, non c'entra Gogo. Allora, per un peccato però. Ho visto Gogo fino stamattina. Ok, lui se n'è andato. E adesso? Adesso tu stronzo muori. No, no, perché mi odi? Perché gli hai detto stronzo muori. Ok, allora forse ho capito come fare. Con forse. Gentilezza. Forse. No. Sto coso si sposta, no? Tipo io faccio così. Ma sei proprio. Sei proprio tu mi odi, vero bastardo? Tu mi stai portando all'esasperazione. Sei un fottuto tu grande. Devi colpire il blocco con la testa. Ma cazzo. No, cosa adesso mi vuole fottere però. No, neanche tanto. Che conti di fare, eh? Bastardo. Allora, mettiamo in chiaro due cose io e te. Prima di tutto devo calmare. Però adesso sto Superman qua dovrebbe salvare la gente e non mi salva perché lui mi uccide. Adesso io sinceramente mi sto incazzando perché perdo la pazienza molto facilmente. Però non ho reggiato a giocare a Super Meat Boy, quindi dovrei essere abbastanza calmo. Forse proprio perché è proprio l'agitazione che mi viene, perché mi sale il nazismo io quando gioco. Ma perché? Perché? Vuoi che ti do il cambio? Sì! Ok. Sì! Basta che non muori di sovrappressione. Lasciatemi il mio sgabello senza schiena. Diciamo così, arriviamo a 100 morti, se no moriamo. Ciccio time sono io. Beppe, consolami. Hai ucciso tutti! Superman il guscio, tutti strage, basta. Oddio. Bim bu bam pucci. Rimpappini informi. Ma perché io mi devo incazzare? Sì! Che però... Che bra! No, non devi spaccarlo quel blocco. No. No. Ma. Ha avuto un infarto il gatto! No, ma tipo preso il raggio da dietro la montagna! Non si sa come. Ma che po. Ma che pony! Esatto. No. Poppo. Poppo! Okay. Pigie! Cioè, ce l'avete fatta farmi reggiare in un gioco che non ho mai reggiato. Cioè, ho sempre giocato sto gioco ad Allo Jacopo. Da qualsiasi persona normale. Noi non siamo una persona normale. No, no, no. Noi siamo due persone. Innanzitutto, che secondo me ti puoi saltare qua e poi tipo. È vero. Su. Già che riprova. Allora, adesso però io mi devo calmare perché. Perché proprio io mi sale il nazismo quando gioco a queste cose. Perché come cazzo si fa? Come giocare a Warped? Totalmente in cinese. Ok, questa era la nostra animazione. Non siamo tanto fatti per ho tutti. Ho detto sasa fino adesso, non riesco più a parlare in italiano. No, adesso come fai? Devi usare quel blocco lì per saltare oltre il coso, secondo me. Ciccio time. No! Basta, prendetemi! Commentami, bro. Sono vostro. O posso fare io le ultime 10, Anche aspetta, l'ultima poi ti lascio, tanto muoio. Bimbo sì, ciccione. Anche perché io non ho rifiuto di giocare adesso, perché potrei distruggere il computer, buttarlo fuori dalla finestra. Uè! Pianto! No! Scusate, sì. non volevo lasciarmi prendere così dal gioco. C'è il mio cane che ci sta guardando male, e fa anche bene. Ha anche ragione.
Io non mi ricordo più i tasti. È tanto che non gioco. Non mi ricordo i tasti. Bene. Sto due giorni in deserto, non si ricorda più come si mangia. Come non ricordarsi come andare in bici? E appunto io. Oh cazzo, io sono capace di andare in bici. Ma io sono Lionel Messner. Io sono Lionel Messner, mi aggrappo ai muri. Sei Spider Cat. Sì, vedi lo Yeti fra un po' allora. Spider-Man nel mondo dei Spider-Man meets My Little Ponies. Ok. Salta giù, salta Command giù. Command Mavericks. Adesso se si tornare indietro, torna indietro, torna indietro. Aspetta i blocchi. Aspetta che qualcosa va. No, adesso non spaccare quel blocco. Salta su nella terra. Ah, devi tirare il guscio al tizio. Lo metto lì. Ma puoi morire. Sì, è vero. Eri riuscito ad arrivarci. Ok, è fattibile. Riusciamo a finire sto livello. E molliamo la parte. Vabbè. Sì, io sto. Adesso devo fare un gioco horror per riprendermi. Ne facciamo un altro? No. No. Oh, ma siete antipatici. Non è che siamo antipatici, che certo, se dovessimo scegliere, secondo me devi andare tipo. No, niente, scherzavo. Il guscio è scomparso intanto. Non torna più. No, dai che ti no, serve. No, ma secondo me tipo devi spaccare quel blocco con la testa. E poi. Prova a passare la strada della bandiera senza toccarla. Sottogli in testa, tipo. Ecco. No! Lo dovevi uccidere alle spalle. You're a bitch. Motherfucker. Due morti. Che poi ho anche notato una cosa in un video. È tua, Teo. No, mi hai distratto! 102. Va. Comunque la parte, cazzo. Dai, è finita. La parte è no, mi sto drogando. Se vuoi ancora, è finita la parte. Qua è un po' fattibile, è un po' poco fattibile. Allora, proviamo un po' così. No, non mi prende. Ho paura. Cazzo. Ah! Ti fotte. È vero. Arrendiamoci! L'ultimo tentativo. Sono andato avanti fino a 250 morti, ci scommetto. I deboli si arrendono. Se i raggi ti beccano, la vita ti fotte. I deboli si arrendono! Non sono debole. Io sono un guerriero Zulu. Dunque, ne ho un più. Non lo so. Se ti serve la tartaruga, devi uscire. Fuck you! No! Basta. Ok, basta, meno fin qua sono arrivato. Basta. Bene, la parte numero, penso, 2 di Cat Mario finisce qui. Non parla con Croce, mi dai sui nervi. Dunque, al prossimo video. Alla prossima.